Seduta del 1 febbraio. Audizioni su cantieri per grandi opere. Osservatorio sull'usura, programma per il 2011. Concorso sui personaggi del Risorgimento. Ecomusei, persone, luoghi, patrimoni. Italia-Europa, mostra tra il dire e il fare. In apertura di seduta del 1 febbraio, il Consiglio regionale ha ricordato con un minuto di silenzio le recenti vittime del lavoro in provincia di Torino e poi proseguito l'esame del disegno di legge proposto dalla Giunta per modificare le procedure in materia di edilizia e urbanistica previste dalla legge regionale numero 20 del 2009. La seconda commissione, presieduta da Antonello Angeleri, ha concluso il 31 gennaio a Palazzo Lascaris le consultazioni sul DDL, che prevede interventi a favore dei territori coinvolti da grandi opere. Alla presenza dell'assessore Barbara Bonino sono intervenuti il presidente della provincia di Torino, Antonio Saitta, e il commissario straordinario per la Torino-Lione, Mario Virano. Si è riunito il 31 gennaio a Palazzo Lascaris l'Osservatorio regionale contro l'usura, presieduto dal consigliere Tullio Ponso, per illustrare le iniziative svolte nel 2010 e anticipare le attività future. Il programma del 2011 prevede borse di studio, una campagna di sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo e il proseguimento delle conferenze nelle scuole per prevenire il fenomeno dell'usura. È stato presentato a Palazzo Lascaris il 2 febbraio il concorso I Piemontesi che fecero l'impresa, proposto dalla Consulta regionale dei giovani. Rivolto alle scuole medie superiori della regione, ha l'obiettivo di promuovere ricerche su piemontesi che contribuirono all'Unità d'Italia. All'incontro erano presenti Marco Bonasso e Diletta Gallone, vicepresidenti della Consulta, Claudio Vercelli, coordinatore del progetto, e Stefano Suraniti dell'Ufficio Scolastico Regionale. È stata inaugurata il 31 gennaio presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale la mostra fotografica Ecomusei, persone, luoghi, patrimoni. L'allestimento raccoglie una trentina di pannelli raffiguranti 25 ecomusei piemontesi istituiti per conservare e valorizzare la memoria del territorio. La mostra è aperta fino al 25 febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. È visitabile fino al 16 aprile nelle sale dell'Archivio di Stato di Torino la mostra Tra il dire e il fare, Unità d'Italia e Unificazione Europea, Cantieri Aperti, organizzata in collaborazione con la Consulta Europea Regionale. La mostra è stata inaugurata il 28 gennaio alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale, delegato alla Consulta, Riccardo Molinari, del direttore della stampa Mario Calabresi, del direttore dell'Archivio di Stato e curatore della mostra Marco Carassi, del presidente della Compagnia di San Paolo Angelo Benessia e dei docenti universitari Giuseppe Galasso e Massimo Salvadori.